Salve, buonasera a tutti. Hai detto bene tu, Tessa, no? L'importanza comunque del materiale plastico. Sicuramente in questo periodo di coronavirus non potevamo non utilizzare materiali plastici. Noi siamo stati addirittura anche aperti come azienda perché produciamo anche oggetti per uso ospedaliero, per cliniche, per ospedali, quindi sono strumenti che possono essere purtroppo o per fortuna realizzati solo in materiale plastico. Il problema del materiale plastico dipende anche da un problema di educazione, no? Perché quando è stato detto che purtroppo i nostri fiumi o piuttosto i nostri mari a volte troviamo degli oggetti in materiale plastico, spesso sono imballi, imballaggi solitamente, quindi bottiglie o contenitori di merendine e quant'altro. Questa fa parte della cattiva educazione che abbiamo noi in Italia, ma soprattutto nel mondo. Tenete presente che, bene o male, l'Europa, l'Italia è un'eccellenza dal punto di vista della nostra capacità di riciclare i materiali, tant'è che siamo al primo posto col 17% contro la Germania che è all'11%. Ma il problema grosso non viene dall'Europa, ma il problema grosso viene dalla cattiva educazione di diciamo, popoli che sono dislocati sul Far East, quindi Cina, Indonesia, Malesia e tutta quella zona lì, che il Certo, però 60. noi mandiamo la nostra plastica, la maggior parte della nostra plastica, poi la mandiamo fuori e comunque il Sì, problema della no. plastica è che il 10% e basta viene riciclato. Non No, potremmo migliorare quello è un la altro nostra problema, però filiera? come ci arriva? Sempre per una cattiva educazione dei popoli, perché la nostra esperienza, ormai da diversi anni che noi lavoriamo in collaborazione sia con l'università locale, che è stata appunto citata, non solo con la Politecnica di Ancona, ma anche l'Università di Camerino, nel Dipartimento di Tecnologie e Materiali. E con il Corepla, con AI, siamo stati in grado di mettere a punto dei nuovi materiali plastici di seconda vita, nel senso che noi ormai, grazie appunto ai nostri tecnici, il team che abbiamo messo a punto qua in azienda con il supporto dell'università e dei ricercatori, siamo stati in grado di mettere a punto un materiale che è l'unico oggi al mondo che consente di realizzare un contenitore. La semplifico, un contenitore insalata con 10 bottiglie di PET, di materiale usa e getta. Chiaramente questo ha contribuito allo sviluppo di una sorta di un compound che abbiamo depositato e brevettato e siamo l'unica azienda al mondo oggi a poter realizzare questi materiali. Poi, sai, l'appetito viene mangiando, come si suol dire. Siamo andati avanti, siamo andati a lavorare non solo con il rePET, siamo andati a lavorare anche con il polipropilene, il re, quindi sempre di post consumo, quindi materiale di seconda vita, e poi con il polietilene. Quindi stiamo dando vita e dico anche bellezza, perché noi veniamo un po' da un DNA di sviluppo del bello e ben fatto, come si suol dire, e abbiamo dato dignità a questi nuovi materiali. Quindi noi ci abbiamo come progetto da qui a 3 anni di realizzare almeno il 50% della nostra produzione con materiali riciclati. E oltre a questo recuperiamo tutti i materiali di scarto all'interno della nostra produzione. Questo voglio dirlo in maniera chiara a chi ci ascolta, che ci ha consentito in un periodo di grande difficoltà, perché stiamo vivendo la crisi forse più importante al mondo, che noi abbiamo vissuto. Io perlomeno non me la ricordo, ho 61 anni e purtroppo non mi ricordo una crisi così forte. Devo dire con tutto il mio orgoglio, ma mio e di tutti i nostri collaboratori, che noi stiamo lavorando a pieno. Cioè, questo ha consentito che il mercato, se tu sei attento e riconosci le opportunità che ti offre, e riesce a dare al mercato un prodotto che è compatibile in un momento delicato come questo, chiaramente hai la possibilità anche di far bene. Quindi diciamo che la crisi ti può offrire anche delle opportunità, perché ha un doppio, minaccia e opportunità, come sapete bene. Quindi per noi è oggi più un'opportunità che una minaccia,
tant'è che stiamo sviluppando altre partnership o dovremmo fare investimenti per aumentare la nostra capacità produttiva, che non è più sufficiente. Sicuramente certo. Il periodo di lockdown, il fatturato l'abbiamo un po' perso di un paio di mesi, ma sono abbastanza fiducioso che riusciremo noi a recuperarlo. Quindi questa è una strada intrapresa dalla nostra azienda, perché c'ha più di 100 anni. Assolutamente, anche grazie alla vostra costante propensione all'innovamento, al lavoro e la chiave, insomma, del design che vi ha reso unici in questi più di 100 anni. Adesso